anno senza Raffaella Carrà, la forza gentile di un'artista che ha rivoluzionato la TV, Virginia Volpe e poi l'inviata a Madrid, Anna Paola Ricci. Moderna sempre, il garbo di una diva che ha innovato non solo la televisione, ma la sua epoca. A un anno dalla morte di Raffaella Carrà è tempo di celebrare la donna, l'artista e l'icona. Perché come aveva scritto l'ex compagno di vita Sergio Iapino, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre. Negli studi Rai di Via Teulada ha debuttato e ha raggiunto il successo. Adesso prenderanno il suo nome. California, California, California. A lei è intitolato anche il lungomare a Bellaria, cittadina in Emilia-Romagna, dove trascorse parte della sua infanzia. Il primo ombelico mostrato sulla TV di Stato, il suo caschetto biondo che ha cambiato il look di tantissime donne. Il varietà televisivo come nessuna l'aveva mai pensato prima. Le canzoni da milioni di dischi venduti. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Bandiere arcobaleno alle finestre, colori brillanti negli accessori delle bancarelle. È un lutto colorato nella città che Raffaella Carrà amava e che l'ha ricambiata con altrettanto entusiasmo. Ha rotto barriere con i suoi testi, con le sue canzoni. Nel mondo della televisione è stata una che ha avuto un'influenza. Ci mostra la libertà e il poter uscire e mostrare la propria personalità, l'essere autentici. Siamo nel quartiere di Chueca, il cuore della comunità arcobaleno a Madrid. È stata importante per i gay, ci ha dato allegria e visibilità. Incontriamo persone che arrivano dal Sud America, dal Cile, dal Venezuela. Favolosa, mi encantava, per me fu molto buona. L'ambasciatore italiano a Madrid ricorda così Raffaella Carrà. È stata un ponte per la cultura italiana in Spagna. Quando è morta lo scorso anno, davanti ai cancelli dell'ambasciata abbiamo trovato una quantità enorme di mazzi di fiori. Esplota, esplota, mi cuore!